Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Calabria alla scoperta di Taverna in provincia di Catanzaro, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano, conta poco meno di 2600 abitanti e si trova a 521 metri sul livello del mare, anche se la zona montana è oltre i 1700 metri. Taverna è anche il paese natale del grande artista Mattia Preti, che ha lasciato molte opere all'interno delle chiese e del museo. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Taverna! Siamo qui nel cuore amministrativo di Taverna, la sala consigliare, con il sindaco. Allora, sindaco, ci presenti il comune di Taverna. Sì, hai detto bene, siamo nel cuore pulsante della nostra comunità. Taverna è un paese dell'entroterra silano, precisamente la Sila Piccola catanzarese, è all'interno del Parco Nazionale della Sila. Il nostro comune è un comune con un'estensione territoriale di circa 14.000 ettari, confina con tre province, Crotone, Cosenza e poi abbiamo la provincia di Catanzaro. Rientra a pieno titolo nel Parco Nazionale della Sila, oltre ad avere le bellezze artistiche, anche delle bellezze naturali, che da anni siamo impegnati come amministrazione, insieme al Parco Nazionale della Sila, a valorizzare. Da poco ci hanno rinnovato di nuovo bandiera arancione fino al 2023, quindi questo è il risultato di un proficuo lavoro portato avanti in questi anni dall'intera amministrazione che mi onoro di guidare. È molto bello il percorso che porta dalla Sila a qui a Taverna, perché veramente la forza del posto è l'ambiente, la natura. Sì, sì, dici bene. Quel percorso rientra all'interno di un cammino, il cammino basiliano, all'interno di una serie di percorsi che sono stati individuati sull'intera regione Calabria. Quindi noi entriamo a pieno titolo anche in questa location. Avete dei vari borghi poi fuori qui dal centro storico, nella parte montana? Sì, nella parte montana abbiamo il centro turistico, perché abbiamo i nostri villaggi silani che nei mesi estivi sono meta di numerosi turisti che apprezzano le bellezze naturalistiche, anche perché all'interno abbiamo un organizzato centro visite che è sotto la guida dei carabinieri forestali, però rientra nella riserva del Parco Nazionale. Poi bisogna anche dire che nel comune di Taverna si trova l'area più pulita d'Europa, quindi anche questo è un brand che noi in questi anni tenderemo a valorizzare sempre di più. Il comune è ubicato all'interno di un antico convento? Sì, qui ci troviamo all'interno di un convento domenicano, abbiamo annesso al convento una chiesa monumentale al cui interno, diciamo, troverete tutte le tele di Mattia Preti e sempre all'interno di questo monumento troverete poi il museo civico che si articola su tre livelli. Ma che cos'è Taverna per lei? Per me Taverna è tutto, il paese dove sono nato e ho l'onore di guidarlo, quindi per me rappresenta, diciamo, la mia vita. Ed io sono veramente orgoglioso di guidare questa comunità con impegno e con passione, grazie anche ad una squadra che mi sostiene quotidianamente. Vogliamo chiudere con un invito a venire qui a Taverna? Sì, 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 l'invito è d'obbligo. Taverna penso che all'interno del panorama regionale è una tappa d'obbligo, quindi l'invito è quello di venire e a scoprire sia le bellezze artistiche che le bellezze naturali e ambientali del nostro territorio. Grazie sindaco, il nostro itinerario continua. Adesso andiamo ad incontrare il parroco di Taverna.
Siamo giunti nel complesso monumentale di San Domenico, che è il vero gioiello di Taverna, e con il parroco Don Simone Marchese andiamo a presentare la comunità cristiana di Taverna, una comunità importante anche a vedere dalle tante chiese che ci sono. Di antica tradizione pure, tante chiese, tante feste, una comunità viva anche nell'ambito del sociale. Abbiamo le suore, abbiamo vari gruppi che si occupano di Caritas, liturgia, ma la cosa più importante di questa comunità sono le feste patronali, due in particolare. San Sebastiano festeggiato due volte l'anno, a ottobre con processione, una grande fiera, una fiera antica che risale ai tempi dei greci. Gesù Bambino nel mese di gennaio, che richiama un po' i paesi vicini con la processione e alla fine l'incontro tra la Madonna, San Giuseppe e Gesù Bambino, quindi una festa particolare, forse l'unica nel genere, almeno nella zona è l'unica che si conosce. Qui siamo all'interno di San Domenico, tra l'altro abbiamo le bellissime tele di Mattia Preti, però poi abbiamo le altre parrocchie. Sì, Santa Barbara che è arcipretura e Santa Maria che è la chiesa cantoria, con altri due congreghi, oltre a quella del Rosario che mantiene San Domenico, Santa Barbara con il Santissimo Trionfante e Santa Maria con la Madonna del Carmine. Anche a Santa Barbara abbiamo una tela del prete importante. Del prete, la più grande di Mattia Preti, il patrocinio di Santa Barbara. Anche da poco interessato a un piccolo restauro, quindi ai ragazzi della scuola pure, della scuola media. Sono tante qui le chiese nel territorio, sicuramente lei ha degli aiuti. Sì, ho due viceparroci. Uno, Don Ulrich, e Don Vincenzo Agosto, che mi aiutano, mi danno una mano durante la pastorale. Tutti i tavernesi vogliono sposarsi qui? Sì, c'è un legame particolare tra battesimi, matrimoni, anche funerali in questa chiesa, perché poi sono proprio legati come comunità a questa chiesa, tranne qualche riducibile che è legata alle proprie parrocchie, ma la maggior parte sono legate a San Domenico. Noi chiudiamo sempre con il messaggio del parroco alla cittadinanza. Qual è il suo messaggio? Aprire il cuore alla parola e convertirsi per camminare insieme. Come diceva Giovanni Paolo II, aprite le porte a Cristo e permettete che entri nella vostra vita. Tra l'altro c'è da dire che qui in estate ci sono tanti turisti e avete anche altre chiese su all'asilo. La zona asilana abbiamo tre chiese, San Giovanni Gualberto, Santa Maria degli Angeli e Santa Maria della Nevi, dove veniamo celebrate le messe durante le messe di agosto, proprio per la pastorale e quella turistica. Grazie parroco, e quindi noi continuiamo il nostro itinerario, ci spostiamo di poco, raggiungiamo il chiostro qui del convento dove adesso c'è il comune per scoprire alcuni piatti tradizionali di Taverna. In questa tavolata abbiamo i prodotti principi di Taverna e con Giuseppe Gigliotti andiamo a percorrere l'itinerario del gusto. Qui ci troviamo all'interno del complesso
monumentale di San Domenico, una delle eccellenze di Taverna. Allora andiamo a scoprire questa bontà che abbiamo sul tavolo. Sì, buongiorno. Taverna è un territorio che è vasto, parte da un'altitudine di 300 metri fino ad arrivare a un'altitudine di 2000 metri, quindi abbiamo prodotti di vario tipo. Praticamente abbiamo qui il salato con prodotti di maiale stagionati, prosciutto senza osso, pancetta stagionata, il guanciale, il capicollo e la tipica soppressata calabrese. Poi continuiamo con le uova casarecce fresche e a proseguire con le noci che sono nell'altopiano della Sila, la pasta fatta in casa per i funghi porcini, e a Taverna abbiamo la fortuna di avere i funghi porcini di vario tipo perché crescono nelle castagne, nei faggi e nei pini. La pasta sono le tagliatelle, tipiche tagliatelle fatte in casa con farina di semola, di grano duro, uova, solo rosso d'uova, in un chilo ce ne vanno 10, ne mettiamo noi più o meno, e funghi porcini trifolati. Si possono fare le tagliatelle anche con solo semola e acqua, queste sono con l'uovo e si vede che sono gialle. Seguiamo poi con altri prodotti tipici della zona, il pane fatto in casa, rigorosamente forno a legna, abbiamo la patata IGP Silana che è rinomata in tutto il mondo, e poi seguiamo con i prodotti dolceari che sono, questa è la classica pitta in chiusa fatta con prodotti poveri, noci, uva passa, miele e un po' di vino, la crostata fatta in casa con le amarene nostre, e poi a seguire anche tutti i sottoli che sono tutti prodotti rigorosamente della Sila e del nostro territorio. I bucchinotti sì, sono sempre fatti con pasta frolla, crema di amarena e usiamo ancora lo strutto di maiale. E qui ci sono i fagioli. Sì, Taverna è molto rinomata per fare le produzioni di ortaggi casarecci, le fagiole, poi i peperoncini, i peperoni anche sott'olio, la cicoria selvatica nostra fatta sott'olio, ottima, che è fatta con olio e un po' d'aceto, è messa poi nei vasi. E non poteva mancare l'anduia. L'anduia la facciamo, diciamo, non è tipica del nostro posto, però l'abbiamo, diciamo, fatta anche qui nelle nostre zone. Poi il miele e confettura. Il miele e confettura. A Taverna ci sono parecchie aziende che producono il miele di ottima qualità, quindi siamo un pochino all'avanguardia su tutti i prodotti. Poi alla fine di tutto abbiamo l'amaro. Questo è un amaro tipico nostro fatto qua, però non è di Taverna, ma di un paese limitrofo di Carlopoli. Comunque del territorio. Del territorio, tutto del territorio. Tutti i prodotti del territorio sono Dobbiamo questi. Ringraziare i produttori, i ristoratori, l'agriturismo, quindi qui comunque c'è anche una buona offerta per il turista che arriva. Certo, certo, i turisti che arrivano qua trovano prodotti genuini e casarecci. La Sila, ci sono tanti locali, tanti ristoranti che usano tutti i prodotti loro, nostri, quindi e diciamo che dove vai si mangia benissimo dappertutto. Ma che cos'è Taverna per lei? Taverna per me è tutto, io ci sono nato, cresciuto, quindi sono orgoglioso di essere tavernese. E non tutti sanno che poi nella zona montana abbiamo anche dei laghi? Certo, abbiamo parecchi laghi, il lago nostro di Taverna e il lago Passante, però nel circondario ce ne sono altri. Come c'è anche un villaggio delle fate? Il villaggio Mancuso, dove c'è il nostro parco albergo delle fate, che è la storia di villaggio Mancuso, fatta nei tempi che fu da Silvano Mancuso. L'albergo delle fate andrebbe, diciamo, rivalutato. Vogliamo chiudere con un invito? Sì, l'invito è di venirci a trovare perché sicuramente siamo all'avanguardia per quanto riguarda la gastronomia e anche il territorio e, che dire, l'aria più pulita d'Europa. Grazie, adesso noi torniamo nella bellissima chiesa di San Domenico per incontrare l'assessore alla cultura del comune di Taverna. Ed oggi abbiamo la fortuna di avere con noi anche Clementina Amelio, assessore alla cultura del comune di Taverna. Abbiamo tante cose da dire. Innanzitutto partiamo dal primo nome, perché le origini sono antichissime. Sì, la leggenda narra che Taverna sia stata fondata dalle tre sorelle di Priamo che, scampate alla distruzione della guerra di Troia, approdarono lungo le coste del mare calabrese e precisamente nel comune di Sellia Marina, località Uria. Qui fondarono praticamente il primo nucleo abitativo che prese il nome di Trischene, proprio città delle tre chiese.
distrutta questa città a causa delle incursioni saracene, i superstiti fondarono un secondo nucleo abitativo nell'entroterra, praticamente nel Monte Paramita, e qui ebbe un grande splendore la città di Taverna, addirittura era sede vescovile. Poi, secondo la leggenda, Callisto II nel 1122 la spostò a Catanzaro. A causa delle guerre tra angioini e aragonesi, questa città fu distrutta ancora una volta e i superstiti si spostarono a Bompignano, che è l'attuale quartiere di Santa Maria, che rappresenta praticamente il primo nucleo abitativo della città di Taverna attuale. La città di Taverna è legata indissolubilmente a Mattia Preti, questo grandissimo pittore del Seicento che ha avuto i natali proprio qui nella nostra cittadina il 24 febbraio del 1613. All'età di 17 anni Mattia Preti lasciò Taverna per seguire il fratello Gregorio Preti a Roma. Non vi fece più ritorno qui a Taverna, se non secondo la tradizione, quando morì Gregorio Preti, il fratello. Però Taverna parla di Mattia Preti, perché qui Mattia Preti ha creato un monumento perenne a se stesso. Parla questa chiesa di San Domenico, parla la chiesa di Santa Barbara, parla il museo civico di Mattia Preti. Quindi Mattia Preti ha lasciato oltre 25 opere. Ma Taverna non è solo Mattia Preti. Taverna è stata un centro culturale fiorente e ancora oggi è un centro culturale molto vivace, con iniziative di diverso genere che facciamo ogni anno per rendere questa cittadina sempre più culturalmente avanzata, perché poi puntare sulla cultura è un presupposto imprescindibile per una crescita sociale e civile di una cittadina. Taverna ha un museo all'aperto meraviglioso, quindi se il cittadino non visita il museo, le opere d'arte vanno incontro al cittadino, quindi lungo il centro storico sono installate opere di scultori moderni e c'è anche la Via della Poesia. Formelle di terracotta sono apposte nei muri del centro storico con le poesie, proprio nei luoghi di aggregazione, nei luoghi in cui i giovani si incontrano soprattutto. Il mare non dista tanto. No, non dista tanto, quindi in pochissimi chilometri dalla montagna si arriva al mare, proprio passando da questo borgo meraviglioso da visitare, quindi invito tutti veramente a far visita a questo borgo perché si rimane veramente entusiasti. Ma che cos'è Taverna per lei? Taverna per me intanto è casa e quindi come tale è amore, insomma è passione, ma secondo me Taverna può essere definita con un unico sostantivo, scrigno, perché Taverna è uno scrigno di arte, di cultura, di natura, di bellezza, di accoglienza, di tranquillità e di buona cucina. Grazie Assessore, parlavamo del museo e quindi andiamo a visitare il Museo Civico di Taverna. Con Giuseppe Valentino andiamo a presentare il Museo Civico di Taverna, che è un'altra eccellenza del luogo. Sì, un'eccellenza che crea una nuova cifra di continuità di questa grande tradizione culturale che per secoli è perdurata nella città di Taverna. Si sviluppa in varie sezioni, il percorso inizia con l'arte contemporanea. Sì, è un percorso cronologico a ritroso, perché sono stati gli artisti che, riconoscendo in Mattia Preti un riferimento altissimo per la cultura in Calabria, hanno deciso di scegliere questo luogo e donare tantissime opere per creare e costruire questa inedita collezione d'arte contemporanea, che è la continuità, è il segno che dà un futuro a questo luogo, a questo borgo.
Parlando di questo museo è anche importante dire il recupero del luogo, un antico convento, e lei mi diceva prima che qui c'era il mattatoio. Sì, dopo la consegna, la soppressione degli ordini monastici, il comune dell'epoca utilizzò questi luoghi per usi civili. Ci troviamo adesso nell'ex mattatoio, dove venivano uccisi gli animali, e nel piano superiore, dove c'è la sezione dedicata al 600 e al 700, c'era l'ex carcere demaniale. Piano nobile non potevano mancare alcune opere di preti. Sì, i preti, anche questi sono dei recuperi importanti dai conventi ormai distrutti. Preti in qualche modo identifica questo luogo come un riscatto sociale per lui e per tante generazioni di emigranti che poi nei secoli successivi hanno vissuto questa diaspora in molte parti del mondo. Quindi preti ritorna nel suo borgo natio attraverso le sue opere e dopo una vita di lavoro realizza questo suo riscatto sociale attraverso l'arte. Quindi c'è questa allegoria nel ritratto che si può ammirare nella chiesa di San Domenico, l'allegoria del pennello e della spada, cioè l'arte vissuta come da un monaco in armi, come una formidabile arma per vincere il tempo. Parlando di preti, dobbiamo assolutamente fare un riferimento al 1970, perché qui un giorno il paese si sveglia e si trova la chiesa di San Domenico senza le opere di preti. E da lì inizia la vera rinascita. Lei dice benissimo, quel giorno è sicuramente uno spartiacque, un punto di non ritorno. Io all'epoca ero un bambino di 10 anni, ho vissuto e ricordo perfettamente quella giornata, quando entrando nella chiesa di San Domenico gli altari erano totalmente vuoti. E parliamo di 12 opere. Parliamo anche di grandi opere, di pale d'altare che comunque vennero trafugate con una foga criminale, alcune tagliate, scheggiate, arrotolate e caricate su un camion durante la notte e poi ritrovate in maniera recambolesca in un deposito a Londra piuttosto che in altri luoghi dell'Italia. Poi per tanti anni la chiesa è stata chiusa. Ricorda lei il giorno della riapertura? Immagino che qui è stata gran festa. Sì, fu una grande festa, ma ripeto, la cosa più importante, la comunità locale aveva una nuova coscienza del suo patrimonio artistico. Lei è il più grande esperto di Mattia Preti. Ecco, qual è la caratteristica di questo pittore? La caratteristica di questo artista è anche la sua umanità. Diversamente da Caravaggio, che è notissimo per il suo realismo, Mattia Preti riesce a congiungere l'umanità e a collegarla con la sacralità. Le sue scene, che sono scene teatrali, congiungono il cielo con la terra. Quindi un pittore che comunque conosceva benissimo l'umanità che aveva vissuto sia nel borgo natio sia nelle altre capitali dove lavorò in maniera incessante. Possiamo dire che un altro unicum è la presenza di tante opere dell'artista nel suo paese natale e lui le mandava da Roma. Le mandava da Roma, da Napoli, soprattutto da Malta, perché comunque lui aveva ben capito che poteva costruire nel suo luogo d'origine la sua immortalità. E infatti, parlando di Malta,
Qui abbiamo un San Giovanni all'interno della chiesa di San Domenico. Sì, che era il protettore dell'ordine dei cavalieri. Quindi è quest'opera che sintetizza la vita di Mattia Preti. C'è il San Giovanni che predica nel deserto e l'artista che si autoritrae e si inginocchia di fronte a queste icone. E sullo sfondo però c'è il paesaggio di Taverna. In chiusura, direttore, qual è il consiglio che lei dà al visitatore che arriva a Taverna per meglio leggere il paese ma anche l'opera di Preti? Il consiglio è quello di riuscire a fruire di tutto il patrimonio, quindi non solo Preti ma la parte contemporanea o le vie della poesia, riuscire a percepire questo riscatto culturale della Calabria, direi, che comunque attraverso la propria cultura, il recupero delle proprie radici, può costruire una identità che nel passato è stata in qualche modo vilipesa. Grazie direttore, quindi Taverna vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate in Calabria a Taverna, mi raccomando, viaggiate in sicurezza e noi ci vediamo puntuali la prossima settimana sempre su TV2000. Ciao!